Per i cantieri privati arriva una dotazione di risorse dal governo importante, 125 milioni, 118 ai comuni del cratere, 7 per quelli fuori cratere. I fondi per la ricostruzione dei comuni del cratere erano in esaurimento, con il rischio di avere una battuta di arresto nella ricostruzione di tanti piccoli ma importanti comuni. Nelle casse dell'USRC, infatti, ufficio speciale diretto da Raffaello Fico, era rimasta solo una piccola somma, non sufficiente a coprire il fabbisogno necessario a mandare avanti la ricostruzione. Dal governo invece arriva per fortuna una certa liquidità, che si aggiunge al 1.400.000.000 concessi dal 2009 sin qui. Il trasferimento delle risorse è importante e garantirà, in base al trend attuale di erogazioni, il fabbisogno necessario appunto per i cantieri, almeno sino all'autunno prossimo. Poi l'ufficio speciale dovrà chiedere nuovi fondi. La ricostruzione ultimamente ha avuto diversi problemi anche all'Aquila, con un forte rallentamento che è stato denunciato pure dall'Associazione dei costruttori Lance, a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali edili e della crisi energetica. Il coordinatore dei sindaci dell'area omogenea, Gianni Anastasio, sta lavorando molto e di concerto con le istituzioni affinché si arrivi a una soluzione in grado di non produrre più effetti negativi sulla corsa al completamento della ricostruzione. Le attività di ricostruzione hanno subito un rallentamento soprattutto dovuto alla questione caro prezzi e difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, ma era comunque necessario un rimpinguamento delle casse dell'ufficio speciale, perché altrimenti di qui a poche settimane ci sarebbe stato il rischio di non poter pagare più nemmeno gli stati di avanzamento delle lavorazioni già effettuate. È in via di risoluzione la questione che riguarda il caro prezzi, e con dei provvedimenti straordinari sia da parte dei titolari degli uffici speciali sia da parte del governo e della regione, per cui diventa fondamentale in questo momento avere la disponibilità economica per poter garantire a chi sta lavorando in questo settore le giuste ristorazioni nel momento in cui esse stesse si maturano. Per cui 125 milioni che sono stati trasferiti all'ufficio speciale arrivano come la manna dal cielo. Grande lavoro fatto dall'ufficio e soprattutto un ringraziamento anche al governo, che continua a mantenere la sensibilità rispetto a questo problema ormai a distanza di 13 anni e oltre, il che non è assolutamente scontato.